Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con una guida a un modulo che non si vede tanto più dai tempi di FIFA 17, dove secondo me era davvero una delle migliori formazioni che c'erano, ma che mi avete richiesto di andare ad analizzare un po' nel dettaglio, quindi lo andiamo a vedere e sto parlando del 4-3-2-1, non del 4-2-3-1, attenzione. Un modulo che, come vi dicevo, almeno io personalmente ho amato su FIFA 17. Ricordo che c'erano anche altri pro player, come ad esempio il buon Gabri, che lo utilizzavano ed era veramente devastante. Quest'anno, secondo me, può dire la sua e ci andiamo a vedere come io l'ho impostato e quali sono un po' i segreti di questa formazione. Quindi passiamo rapidamente alla schermata in game e eccolo qui, lo vedete. Diciamo che ad un primo sguardo si mostra come fondamentalmente un modulo abbastanza centrale, diciamo così. Quindi con uno sviluppo della manovra che comunque deve andare sempre dall'esterno verso l'interno, lo sapete, solito, solito, solito. Poi arriverà tutorial anche su come attaccare lunedì. Però si vanno a prediligere quelli che sono scambi centrali rapidi, soprattutto a ridosso dell'area di rigore avversaria, tra quelle che sono le vostre punte e in particolare anche quelli che sono i centrocampisti che a turno salgono a dare una mano alla manovra. Quindi, senza perderci poi ulteriormente in chiacchiere, andiamo a vedere immediatamente le tattiche. Ed eccole qua. Per quanto riguarda la difesa, abbiamo ampiezza 5 e profondità 7 con stile di difesa equilibrato. Perché utilizzo 7 di profondità? Vi ribadisco ancora una volta il fatto che dopo la patch credo sia veramente pericoloso arrivare a difendersi negli ultimi metri. Visto che basta poco, basta un doppio passo, basta un semplice movimento di analogico, una finta tira di prima in area per liberarsi e prendere gol. Inoltre ho riscontrato che avendo la profondità impostata su 7, spesso e volentieri la linea difensiva si alza in maniera automatica, come se voi in realtà andaste ad utilizzare la trappola del fuorigioco. Ma sempre con tempismo perfetto, è come se voi spammaste trappola del fuorigioco sempre con il tempismo esatto, senza mai andare fuori tempo. Per questo motivo io praticamente sto utilizzando 7 di profondità su tutte le mie formazioni 4-4-2, 4-2-3-1 e anche su questo 4-3-2-1. Per quanto riguarda invece lo stile d'attacco, abbiamo ancora una volta equilibrato e come potete vedere abbiamo ampiezza 4, giocatori in area 4. Questo perché ricalca quello che vi ho detto in precedenza, ossia che si tratta di una formazione che comunque predilige scambi centrali, scambi ravvicinati tra i giocatori e di conseguenza preferisco tenere la squadra più compatta piuttosto che cercare di allargarla tramite le tattiche. Se mi servono dei giocatori più larghi, magari sono io che con il giocatore vado a conquistare quella determinata fascia e porzione di campo. Per quanto riguarda le istruzioni, invece, andiamo a vedere perché abbiamo, diciamo, delle novità. Per quanto riguarda i terzini, abbiamo come al solito il sempreverde resta dietro in attacco. Qui non so perché Kanté è finito a fare il terzino, non fateci caso. Quindi a entrambi, cosa che si può trasformare in un terzini offensivi, quindi partecipa all'attacco. Quando magari in Weekend League vedete che gli avversari non sono al vostro livello o volete cercare di recuperare una partita mettendo praticamente la squadra totalmente a trazione interiore. Per quanto riguarda invece i centrocampisti, andiamo ad utilizzare sul centrocampista centrale esattamente nulla se non copertura al centro. Per quanto riguarda invece i due laterali, abbiamo copertura sulle fasce. Non gli diciamo nulla, non gli diciamo resta dietro, non gli diciamo avanza, perché saremo noi a gestire le avanzate o meno di questi giocatori. Difatti, essendo un modulo nel quale manca un po' la figura del trequartista, è proprio qui che interviene il ruolo dei centrocampisti, che devono dare una mano alla manovra offensiva. Difatti questo è un modulo che in qualche modo va anche un po' a ricalcare una sorta di 4-1-2-1-2, quindi di rombo, quando magari uno dei centrocampisti diventa vertice e si abbassa
uno degli altri attaccanti esterni sulla linea dei centrocampisti, diciamo che in base a come lo giocate, in fase offensiva è un modulo abbastanza cangiante. E per quanto riguarda invece le punte, abbiamo inserisciti alle spalle, rimani avanti alla punta centrale. Questo perché vi dicevo, scambi ravvicinati tra le punte e scambi stretti, quindi abbiamo bisogno che la punta rimanga avanti e non si faccia trovare impreparata quando andiamo a buildare la manovra offensiva. E poi, anche per quanto riguarda i due attaccanti esterni, abbiamo inserisciti alle spalle e sempre rimani avanti perché devono dare ovviamente supporto alla punta. Vi dicevo, mancando la figura del trequartista, quindi del COC, è una cosa inevitabile perché se la punta non è supportata neanche dalle sue ali d'attacco, allora diventa problematico. Spesso la punta si ritrova isolata, non può scambiare con nessuno e quindi spesso vi perdete in un bicchiere d'acqua. Quindi, per quanto riguarda, regà, questo modulo, credo che le impostazioni siano abbastanza lineari, pulite, classiche. Vi ripeto, fate molta attenzione a questo set di profondità in difesa perché secondo me può dare una mano a molti, perché se magari qualche volta capita che vi schiacciate con questo set che spamma praticamente il fuorigioco col tempismo perfetto in automatico, secondo me può essere una buona soluzione. Per quanto riguarda il resto, regà, è tutto. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale che è importante, lasciare un like e un commento che è altrettanto importante. E nulla raga, noi ci vediamo, lo sapete come al solito, sulla piattaforma Viola ogni giorno in live su Twitch. E nulla, un salutone, ciao ciao!